Nicola Giuliani, allenatore dell'Alta Valsugana. Nicola, peccato soprattutto per quel secondo set dove avete tenuto molto bene il campo, eravate in vantaggio, fino al 20-20 è andato tutto bene, poi forse un po' di gioventù negli ultimissimi punti hanno influito su quel set e forse anche poi su tutta la partita. Un po' di gioventù ma anche un po' di determinazione, perché di là non è che ci fosse una squadra particolarmente anziana ed esperta, quindi molto demerito nostro, merito loro a star lì e giocare meglio di noi gli ultimi punti. Abbiamo regalato troppo, è una partita forse una delle più brutte che abbiamo giocato. Dimmi tu, è una partita che non ha funzionato, dove cosa non ha funzionato soprattutto? Avete faticato un po' in ricezione? Farei prima dirti cosa ha funzionato, perché siamo stati carenti in tutti i fondamentali. La battuta, che era il nostro, una delle armi migliori, ha funzionato a sprazzi, anzi abbiamo messo degli errori in momenti determinanti della gara. Ricezione ballerina, penso che abbiamo delle percentuali inferiori al 30%, e di conseguenza tutto il resto va dietro, insomma. Ciò non toglie comunque nulla alla crescita che questo giovane gruppo sta avendo quest'anno. Siete ancora lì in corsa per il vostro obiettivo, che è la salvezza? Sì, siamo ancora in corsa e proveremo, fin quando la matematica non ci condanna, insomma, ad arrivare ai play-out. Vediamo nel proseguo. Per noi la posizione in classifica non è l'obiettivo primario di questo campionato, ma è la maturazione delle ragazze. Io sono più scontento di come è andata oggi per come abbiamo giocato tecnicamente e non per il fatto che abbiamo perso 3-0 dal Marsola. Rispetto all'andata, rispetto comunque alla prima parte del campionato, in cosa vedi che c'è una crescita soprattutto delle ragazze? Io credo in mentalità, questa è positiva, vengono in palestra con più voglia di fare, e al di là insomma di queste partite giocate male, vedo che c'è la consapevolezza di provare quantomeno a crescere. Rispetto all'anno scorso, il livello di quest'anno cosa ti sembra del campionato, il livello medio? È più basso, decisamente più basso, tanti giocatori sono spariti, sono andati a rafforzare squadre di B2 e quindi molto basso. Probabilmente con la squadra dell'anno scorso ci salvavamo facilmente, arrivavamo a metà classifica. Però l'Alta Valsugana va avanti nella sua filosofia, che è quella delle ragazze giovani, e quindi l'importante fondamentalmente è loro, vederle crescere. Sì, per noi la Serie C è uno strumento di crescita delle ragazze che vengono fuori dalla giovanile. Vedremo nel proseguio se vale la pena ancora fare un campionato così difficile oppure farne uno più basso, più alla portata. Queste sono considerazioni che faremo alla fine di quest'annata. Concentriamoci allora sulle finali giovanili, siete ancora in corsa su diversi fronti. Sì, in primis diversi fronti no, siamo con l'Under 16, quasi matematicamente insomma alla Final Four, questa è la nostra squadra di punta insomma del nostro giovanile, vedremo come va fra un mese e mezzo.